Io non ho bisogno del microfono, per fortuna, no, perché secondo me il microfono aiuta tantissimo, perché è uno strumento che amplifica una voce naturale. Ma chi una voce naturale non ha bisogno di amplificarla, quindi non c'è la possibilità di comunicare direttamente. Ma questo io senza finalizzare il microfono. Voglio dire tre cose importanti, perché secondo me dal punto di vista proprio della, dicevo giustamente Rino Francavilla, della fruibilità, noi dobbiamo, dopo gli incontri, fruire di quello che abbiamo ascoltato. Ecco, dobbiamo utilizzare in modo prezioso ciò che abbiamo ascoltato. Allora, la cornice di questo incontro è stata l'ANDIS, che sapete è un'associazione nazionale di dirigenti scolastici, che si chiama così prima che i presidi direttori didattici, che secondo me è ancora una buona denominazione, fossero dichiarati ingegneri scolastici. Significa che qualche volta ci si azzecca a essere un ingegnerante, no? Prima di voler per forza l'innovazione. Che cosa significa questo? Che l'ANDIS è un'associazione nazionale che prima, quando è nata, oltre 25 anni fa, si rivolgeva soprattutto alla utenza, cioè alle scuole elementari, che si chiamavano una volta scuole elementari. Poi pian piano è cresciuta a livello nazionale come un'associazione professionale di tutti i gradi di scuola, e soprattutto ha tra le finalità quello di provocare, suscitare un dibattito che possa arricchire la qualità delle scuole. Ecco perché il titolo è al plurale. Non esiste la scuola o una scuola, esistono le scuole, come esistono le realtà territoriali e come esistono gli enti locali, tutto al plurale, come esistono le normative, come esistono le competenze, come esistono le, la voglia, solo questa però, che è multidimensionale, di operare al meglio. Questa è la prima, la cornice. Quello che io ho, diciamo, come ANDIS di Bari, e poi dicevamo, lo dicevamo con il buon Dario Cillo, che tra l'altro è il contraltare di Rino Francavilla a livello di eduscuola.com, perché il terzo e il quarto motivo di orgoglio, e come diceva la Stellacci noi dobbiamo dirlo, è che eduscuola.com è la rivista elettronica online più seguita d'Europa. Quindi non andiamo oltre la Puglia, ma andiamo oltre l'Italia. È la prima rivista. Io lo dico tutto sempre, io tutte le mattine 5 siti, il primo sito che io seguo è eduscuola.com, che credo sia andato a Lecce per opera di Dario Cini quando era professore di filosofia. Quindi significa anche la filosofia può produrre qualcosa di positivo. Ora significa la capacità di ragionare e poi di migliorare la realtà. Dico questo perché una delle prime riflessioni brevissime è quella che questo tipo di incontro, con questo tipo di titolo, che è ad ampio spettro, io mi sono consultato prima con Rino Francavilla, quale titolo mettiamo per questo incontro? Perché i discorsi che si sono fatti, secondo me, tutti incoraggianti, in un quadro a volte, che quando andiamo in qualche dibattito, in qualche conferenza, se non ce ne andiamo tristi e depressi, non è un incontro, credo che in questo, senza essersi messi d'accordo, tutti quelli che hanno parlato ci hanno dato qualche speranza, no? Come diceva Ottilia attraverso Don Giotto, ma come diceva Dario, la dottoressa Rucco, anche la Stellaccia e il Rino Francavilla, hanno fatto discorsi di prospettiva. Io sono la Stellaccia. Voglio vedere come me la cade adesso. Ma è l'unico a suo favore, a dire la verità. Allora, cioè, è unica, la Stellaccia è la grande. Ho visto che la capacità attentiva è altissima. Questo è un bracato con la tirata di la. No, perché questo dico io questo?
questo, lo sottolineo, perché secondo me, e poi un altro aspetto proprio sul commento, perché dico questo? Perché secondo me noi dirigenti scolastici, anche se non sempre, ma sono anche io un dirigente scolastico, dobbiamo in negli ambiti e nelle occasioni di dibattito, no, scrittore alto, non meglio alto, alto, dobbiamo puntare in alto, ma dobbiamo dare anche messaggi non di scoraggiamento al buon mercato, ma dobbiamo dare messaggi di impegno, no? Di impegno a volte, che insomma ci costa fatica, ma che ci fa raggiungere certi risultati. E tutti i docenti e i dirigenti e tutto il personale scolastico, uffici cose regionali, uffici cose provinciali, devono tenere presente quello che dice giustamente nella prima pagina del compendio, che il raggiungimento del fine ultimo del sistema educativo, quindi istruzione e formazione, vale a dire il successo formativo degli allievi. Guardate, noi possiamo girare attorno a tutto, le norme giustamente, no, e non mi è piaciuto molto che ci viene Franca Villa, io mi sono un po' sforzato di essere definito il giurista che sa tutto. È vero che bisogna conoscere le norme, è vero che bisogna saper districarsi nel compendio, in un compendio come questo tra le decine, migliaia di disposizioni normative, ma vogliamo, tra virgolette, tenere sempre presente che tutto questo lavoro, l'amore per la terra, l'amore per la scuola, l'amore per la qualità, significa curvare, scusate se dico così eretico, le norme e i commi, come diceva quando io ho vinto il concorso nel 93, ho incontrato un preside di Palermo, antimafia straordinario, ha detto uno storico, che adesso è in pensione, che mi diceva, guarda, avevo appena finito di vincere il concorso scolastico, e mi diceva, Casarupe, si chiama Giuseppe Casarupe, grande storico di Palermo, beh, diceva, guarda, avevo appena finito, avevo saputo che avevo vinto i concorsi scolastici, mi raccomando, tutti i commi, tutti i codicilli, tutte le norme, tutte le circolari della scuola devono essere curvate e piegate all'acquisizione di una competenza, di una cittadinanza, di una dignità, di non schiacciare le libertà dei ragazzi che devono crescere in maniera armonica, come noi leggiamo qualche volta quando le leggiamo le programmazioni. Tutto questo deve essere, io credo che il richiamo alla Costituzione, per esempio, è questo. Io infatti anche sono stato molto colpito, favorevolmente colpito, che un compendio si apre con il ricordo della Costituzione. E qui non facciamo polemiche. La Costituzione deve essere veramente la Magna Carta, Magna Carta, cioè grande, non si deve mangiare, si deve un po' digerire in maniera magica. L'ultima osservazione è questa. E certo, quello che io me lo so segnato, il vicino Franca Virgi, questo vuole essere, è stato un po' umile, una sorta di codice di federalismo scolastico. Dovrebbe farlo sapere a tutti i miei. Stellaccio sicuramente non potrà passare, lo dovrebbe far sapere a chi parla di federalismo, perché io da domani fino alla fine a qualcuno del nord che non cito, perché bisognerebbe poi dopo, tra virgolette, noi siamo ormai retti da quelli del nord, che cosa significa avere a disposizione un codice fruibile di vero federalismo scolastico? Perché è vero, dopo il 2001 anche noi, io continuo a dire che aver dato la valenza, e poi qua siete tutti esperti, io non sono esperto dal punto di vista diciamo giuridico, anzi l'esigenza frasica lo sapete tutti, però no. Io credo che dare la valenza costituzionale alle istituzioni autonome, no? dell'autonomia scolastica, dare questa valenza costituzionale all'autonomia scolastica, significa veramente non contrapporre i poteri, le autonomie locali con le autonomie scolastiche, no, le regioni alle province, le province alle realtà territoriali, ai distretti sanitari, no, bisogna, ed è molto bello che si dica patto, alleanza virtuosa, concertazione, e lo dici pure, lo fai dire, che cosa significa concertazione? Ma ci vuoi accordo, raccordo, che cosa significa sistema integrato? Che le alleanze devono essere virtuose, se no non sono alleanze.
sono alleanze subdole che nascondono qualcos'altro, che tutti quanti pretendono una primogenitura, chi è più bravo, l'ente locale o la scuola. La scuola o la ASL, e sapete, la ASL o le province. Le province o i comuni, no, non è possibile. Io credo che concertare nella scuola, e questo è un libro, finisco dicendo, non è una battuta, questo è un libro che può essere paragonato a un libro di sinfonia legislativa scolastica. Cioè, noi abbiamo bisogno di creare a scuola, io sono innamorato, anche non avendo studiato, ma da quando faccio il preside nella mia scuola, nelle scuole che ho diretto, ho sempre fatto 4-5 iniziative con inizio e fine musica. Perché la musica è una delle, come la pittura, come la poesia, come l'arte, come la letteratura, sono una delle possibilità, dei linguaggi che ci aiutano a fare bene il nostro lavoro. Allora, noi dobbiamo, come dirigenti scolastici, come docenti, come uffici scolastici regionali, come enti locali, come mondo del lavoro, cercare di ognuno saper suonare il proprio strumento. E se noi ci rivolgiamo a tutti, ai destinatari, ai nostri alunni, ai cittadini, ai genitori, ai docenti, con questa mentalità di concertare, quindi leggere, interpretare, rubare le norme a che tutti sappiano suonare lo strumento che ha a disposizione, secondo me abbiamo possibilità di nascere e rinascere.